Arrivano da ogni parte del mondo per visitare le grandi opere del Beato Luigi Novarese, dalla Casa Madre al santuario di Valleluogo, gremito fino all'inverosimile nel giorno di Pentecoste. Dopo il pellegrinaggio a piedi, la comunità, guidata con amore dalle sorelle figlie di Novarese, ha voluto ripercorrere le varie tappe che hanno portato alla beatificazione del fondatore, da sempre apostolo degli ammalati. Io sono rimasto meravigliato della quantità di gente che è venuta. Purtroppo nel pomeriggio non abbiamo potuto celebrare la messa all'aperto perché il vento tirava così forte ed era così gelido che non ci si stava. Quindi in chiesa siamo stati stretti, stretti, stretti con un altoparlante di fuori, gli altri hanno partecipato. Certo però, oltre che la Madonna di Valleluogo che attira un po' tutti gli arianesi che sono devoti verso la Madonna di Valleluogo. Quest'oggi c'è il fatto che 9 giorni fa è stato beatificato Monsignor Novarese, quello che ha fatto tutto qui a Valleluogo. Era un luogo nascosto, non c'era strada, non c'era luce, non c'era telefono, non c'era corrente elettrica e lui ecco ha ristabilito, ha risollevato questo ambiente. C'era una persona del valle che ha detto: eravamo nella notte, siamo entrati nel sole, siamo diventate persone dopo che è venuto Monsignor Novarese qui a Valleluogo. E in realtà si scopre l'efficacia della sua azione pastorale. Adesso c'è qui un incontro per presentare un po' la sua vita, le sue virtù, la sua opera, perché veramente merita di essere considerata in quanto la Chiesa ha voluto proporlo quindi la Santa Sede, ha voluto proporlo alla Chiesa universale, come apostolo dei malati, come colui che ha dato una svolta radicale alla pastorale dei malati e della sofferenza. Quindi adesso c'è qui nell'Aula Magna una presentazione un po' della sua vita e della sua opera perché sia meglio conosciuto. Quindi grazie, se avete partecipato, se avete sentito la gioia di questa beatificazione. E invocatelo, Monsignor Novarese, il beato Luigi Novarese, invocatelo perché lui di grazia saprà farne tante.